Buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Riepilogherò qualcos'altro. Beh, la serie è spoiler sul sapere, l'avevo detto sull'episodio di Clash of Clans 2, vero? E che cosa parleremo? Un abbreviato ritempo che riparlerò di nuovo. Parliamo del riguardo, esiste veramente il secondo sole? Beh, poi i dettagli alla fine del video vi parlerò che cosa abbiamo parlato, ok? Comunque, intanto vi auguro una buona visione. L'universo, ragazzi, quante cose ci mostra, vero? Andiamo nelle puntate precedenti. Cosa? Nibiru, sì. Il pianeta Nibiru esiste, ma le prove dove sono? Vi ricordate che avevo caricato lì? Qua c'è uno, i due sono. La prima dimostrazione più accentuata è la vista che appaiono due soli in cielo, giusto? E ci sono stati il Fuller in Russia. È il nostro amato sole originario, invece il secondo più piccolo si tratterebbe di Nemesi. Poi a volte che appare anche un terzo sole, io l'ho detto. Quello può essere lui, il pianeta di lui. Se appaiono tre soli, perché si è sempre detto come mai tre soli, non erano due? Infatti, perché un terzo sole? Beh, semplice, quello sì che è di più. Ma il secondo sole è il gemello del sole, il Nemesis. E a quanto pare non può essere visto in tutto il mondo, solo nell'emisfero australe. Però ci sono stati certi avvistamenti a volte. E qui visto il terzo sole, Nibiru. Queste sono le puntate precedenti, non è di ora. Sto raffigurando, perché dal titolo io ho scritto logicamente che cosa. Esiste veramente secondo sole? E come titolo ci sta? E quindi sto raffigurando tutte le puntate precedenti, sia forse di un mese fa, questo qua che ho fatto del video di Nibiru, e poi anche che ho parlato del secondo sole, cioè una settimana fa mi sembra, sì, più plausibile. Poi qui le immagini a infrarosso, qua vi avevo mostrato, quello è Nemesis, il sole più scuro, ovvero rosso. Infatti io vi avevo mostrato uno schema di un piccolo sistema solare binario a parte, visto Nemesis, e quelli sono i nostri pianeti, ma è un solare piccolissimo, quindi anche Nemesis ha i suoi pianeti tipo Nibiru e gli altri. Poi ho raffigurato la seconda cosa, il pianeta 9, giusto qui, il pianeta 9 o pianeta X, come vogliamo chiamarlo, è stato raffigurato in molti modi. Beh, questa è l'immagine più plausibile, tipo un pianeta oscuro, perché non si sa come sia fatto realmente, non è stato mai osservato. Beh, a parte certe ipotetiche immagini come potrebbero essere, ci sono tipo questo, poi questo, quello di Nettuno, un po' più scuro, uno scuro Nettuno, giusto? Poi abbiamo visto, in parole povere,
il pianeta X, la Wikipedia. E qui Plutone, la sua scoperta dovuta data alla caccia a questo misterioso pianeta al di là di Nettuno. Però anche se si era scoperto Plutone, si cercava ancora. E che poi alcuni scienziati sono morti durante di scoprire le prove del decimo pianeta. Ah, poi terza cosa, i cinque nomi di libri. Poi la prima cosa è il pianeta 9. Giusto? Sì. Pianeta 9. Ha molti nomi di libri associati, ma sottonome più esteso è pianeta X o pianeta 9. Qua c'è Ercolebus, e si mostrerebbe molto più doppio di Pione. A quella potrebbe essere Nemesis, quindi sarà stato un errore, che Nibiru potrebbe essere quando Giove. Alcuni dicono che è un gigante come Giove, altri un po' più grande. Potrebbe essere ci sarà stato un errore, chissà perché. Poi vediamo, questa potrebbe essere Nemesis. Oh, decidiamoci come raffigurarlo Nibiru. Un conto è Nemesis e un conto è il pianeta Nibiru. Ah, e anche come quarta cosa, le strane orbite gravitazionali. Andiamo a vedere insieme. No, influenze sulle orbite, giusto, questo è il termine corretto. Cioè le orbite degli altri pianeti, come influirebbe questo pianeta durante il suo avvicinamento. Il rosso è dove fa molto meglio, giusto? Tipo Urano e Astronomy Universe, settimo episodio, raffigurerò il meteorite. Forse non avevo fatto un video, non ricordo con esattezza, ma che avevo preso un meteorite. Poi avrò simulato la scena come l'avrò visto, perché non l'avevo fotografato, oppure qualche foto sì, però nel video non c'ero arrivato, perché già si era disintegrato. Per fortuna era l'autogrill. E poi ve ne parlerò nel prossimo video. Poi avrò raffigurato sesta cosa, tsunami e terremoti. È la stessa cosa, però i terremoti anche posso dare vita a queste gigantesche onde. Cosa? I maremoti, però non terremoti. I terremoti sono sulla terra. Dice la stessa parola. Poi come settima cosa, il riscaldamento globale. Che cosa c'entrerebbe questo? Beh, il cambiamento climatico, alcuni hanno dovuto, che potrebbe essere questo pianeta a influire le cose. Quindi, e anche se non si parla di lui, hanno detto non è propriamente l'uomo a causare questi problemi sul nostro pianeta, ma può essere qualcos'altro che noi non siamo a conoscenza. Beh, io direi cambiamento questa cosa, ma voi credete come sia. Va bene, ognuno è libero di pensare come vuole. Poi il deserto del Sahara, raffigurato di neve, che non è stato la prima volta. È stato per anni. Otto non era niente. Poi nelle puntate recenti, sì, sempre le puntate precedenti, qui ho parlato del Sole, la nostra amata stella che ci dà la vita, giusto? L'ho raffigurato anche con dei film di animazione,
e anche film di azione, fantascienza, eccetera, eccetera. Perché il Sole è la stella che dà la vita a tutti, no? Senza di lui non esisterebbe né vita né niente. Quindi propriamente un pianeta come gli altri diventerebbe la Terra. E praticamente anche buio. E gli altri pianeti lo stesso. Perché i pianeti si vedono grazie al Sole. Perché se ci fosse un buco, fosse un po' oscuro, non si vedrebbe niente, nessun pianeta. E che dire del pianeta X, o pianeta come vogliamo chiamarlo, potrebbe essere questo. Come vi ho già detto, rappresentato un po' come generazione, fantascienza, azione, tipo questo qui, la ricerca di Nemo, King Kong, raffigurato Madagascar, no? E poi The Water, The Rose, La leggenda degli abissi, un film riguardo al mondo di Loch Ness. Ma sto parlando adesso della leggenda della stessa cosa. Poi ho preso una clip del film di Shrek, poi di Panda, stessa cosa, lo stesso. Però la mia domanda, come mai in alcune parti il Sole appare più grande? So che sembra un po' strano, vero? Non nei cartoni animati, ma anche nella realtà. Cioè, dove ho visto il cartone che mi ha scritto il Sole è più grosso in alcune parti, anche la luce. Argomento del Sole, astronomia e universo, quindi mi sono una sempre.
anche nell'inizio e anche nella fine. Visto che vi avevo detto, comunque come vi avevo detto, già io l'avevo raffigurato questa cosa quando ho parlato del sonno. Sto parlando delle puntate precedenti. Mi mostro tipo qualcosa, tipo da una specie di prendere a bocca. Questo è il film di Godzilla vs. Kong. Quando Kong si sveglia e vede il sole, ma in realtà quel sole è un ologramma perché è dentro una bufala. Ma lui se ne accorge che è una bufala e poi lancia quella specie di minaccia. Sì, mi avevo parlato dello spoiler, parlando del film di Godzilla vs. Kong. Ma no, perché io ho cercato di mostrarvi qualche immagine del film. No, immagine, qualche videoclip, ma purtroppo me l'aveva dato non pubblico, quindi ho dovuto fare tutte foto e poi spiegarlo a parole mie. Poi qui c'è Godzilla che viene riflesso dal sole. E i due finalmente hanno trovato l'armonia e hanno fatto pace. Perché nel film che io me l'ho visto, lui stava ammazzando a Kong. Molti fan di Kong dicevano Godzilla morirà quindi. Beh, non è così, cari fan di Kong. Godzilla stava distruggendo Kong. Ma con l'occasione di Mechagodzilla, Kong è tornato in vita, altrimenti non esisteva più. Perché sono entrambi titani alfa e non ci possono essere due titani alfa. Poi questo è un altro film di animazione ambientato in Italia, in Puglia. Porto Rosso, a me mi sembrava che fosse in Sicilia. Ma mi sbagliavo. Poi qui c'è... Ah, ragazzi, qua io ho raffigurato il sole. Sì. Questo nel video recente raffiguravo il sole, giusto? Ah. Poi, come vi ho già detto, ho raffigurato film di animazione tipo La ricerca di Nemo nel 2003, 1 ora e 40 minuti. Ma riguardo del sole. Poi, quando mostro il secondo sole, ci sono stati alcuni film sospetti. Che, vabbè, forse potrebbe essere un riflesso, mentre altri potrebbe essere vero. Giusto, ho raffigurato molti film di animazione dove ci possa essere il sole. Il sole è sicuro che c'è in tutti i film, sia di animazione e azione. Ah, ho trovato il termine, come dire, tipo uno che assomiglia al mondo reale anziché animato. Beh, quello si chiama animazione e questo si chiama azione. Ho trovato il termine giusto. Poi su app, quando parleremo di Giovane, parlerò perché? Beh, poi lo scoprirete il motivo, perché c'entra e come. Poi riguardo Frozen, il regno di ghiaccio, tipo di quel pupazzo di neve. Il patatino voleva vedere il giorno, ma è diventato nero perché ha visto. Poi qui questo l'ho visto giù da loro qualche volta. Ho cercato una dimensione di sesso. Qua invece il giubile di sesso. Il viaggio di Alma. Il film di Avenida. Di animazione. Oceania. Una pista meglio di un'oceania. E una parte, poi se ne
Poi c'è Rai e l'ultimo drago. 1 ora e 54. Ma se avevano detto 1 ora e 48, beh, decidetevi, va. Guardate, invece qui Godzilla vs Kong diceva 1 ora e 55 e qua 53. Beh, ma allora quando fate un film state attenti a quello che dite, no? No, che dite una cosa così. Poi ragazzi, qua ho raffigurato di nuovo il sole. Su che cosa? Beh, su appunto Nemesis, il fratello gemello malvagio del sole. Forse, non riesco a ricordare. Comunque, vi ho mostrato un piccolo riassunto. Qui vediamo la Terra, al solito, giusto? Poi ci allontaniamo. Oltre la fascia degli asteroidi, perché ci sarebbero altri pianeti. Oltre la fascia degli asteroidi, o cintura degli asteroidi, come vogliamo chiamarlo, la chiamiamo. Visto appare il Sole, Mercurio, Venere, la Terra e Marte. Marte è il più vicino. Marte e Giove sono i più vicini. Vicino alla fascia degli asteroidi. Visto è come se intrappolasse il Sole, questa fascia. Poi lì c'è il gigante gassoso Giove. Molto grande, vero? Poi ci sarebbe un altro gigante gassoso, Saturno, il signore degli anelli, che si potrebbe vedere anche se fosse una località non tanto nitida, perché grazie all'anello si può vedere meglio, no? Il pianeta con gli anelli, Saturno. Andiamo oltre, questa è la fascia di Kuiper. Ho trovato il giusto nome. Abbiamo già visto Urano e Nettuno. E poi lì c'è uno strano corpo rosso, ovvero Nibiru, o Nemesis meglio, che alla quale si cerca un presunto ipotetico pianeta, che potrebbe essere anche un buco nero, secondo alcuni, se si trovasse. Quindi il dubbio resta: che cosa potrebbe essere realmente? Ipotetico pianeta 9 o pianeta X, un buco nero oppure un pianeta? Beh, questo lo scopriremo un po' più via dicendo, va? Stiamo uscendo per caso dalla fascia di Kuiper. No, ho raffigurato tipo una palla scura. Beh, perché quello non si sa cosa potrebbe essere, un buco nero o un pianeta. Poi in un recente documentario. Ah, sì. Qua si parla di Nemesis, il secondo sole. Sto documentario spiega Nemesis era una specie di ninfa o dea. Beh, non ricordo con esattezza. Poi vediamo cosa può mostrare. Sì, che raffigura il sole. È quel punto di lontano, e quindi se questa stella, ovvero il fratello gemello del Sole, chiamata Nemesis, entrasse nella nube di Oort, farebbe molti problemi, cioè spingendo colpi ghiacciati tipo le comete, e sarebbe responsabile, e che potrebbe raggiungerci tra 1 milione di anni, di nuovo al Sole. Quindi il Sole potrebbe aver avuto o potrebbe avere ancora ad oggi una compagna. Una stella compagna. Poi spiega anche, secondo le immagini, ragazzi, io riesco a capire. Qua tipo un'estinzione, va? Sui dinosauri, potrebbe essere una cosa simile. Quindi cadere pioggia di comete, asteroidi, tutte rocce spaziali se dovesse venire. Ah sì, ora qua. Ecco
Sto ricordando, qua parliamo del secondo sole. Che tipo qua avevo detto, ma vi siete chiesti cosa succederebbe se la Terra avesse due soli in cielo? Beh, e qui entro in scena io, parlare. Qui ci sono stati molti avvistamenti in altre parti del mondo. Tipo di più si vedrebbe nell'emisfero australe. Infatti si vede quasi grande quanto il sole. Qua invece siamo in Africa, quindi più piccolo. Ah, quindi si potrebbe vedere, però molto piccolo, non si riuscirebbe a vederlo. Visto molte immagini, qua ci sono. Qui potrebbe essere in Africa centrale, infatti è lì piccolissimo. Poi qua un'altra immagine, un altro mondo. E qua ho raffigurato lo schema mondiale del globo. Antartide, Africa Sud, Africa Centrale, Europa. Sì, certo. Ho raffigurato anche dei film di animazione, odiazione, fantascienza, eccetera, che ci fosse un avvistamento di un secondo sole. Beh, di più. Qui. E su Giupiter, il destino dell'universo. Ah no no, qua sto dicendo la presentazione del video recente di cui abbiamo parlato del sole. Forse ora qui. Perché c'era in realtà una voce recente che ho parlato. Ah sì, qua iniziamo, che non ho scritto. Poi qui in Giupiter il destino dell'universo. Potrebbe essere anche una luna durante la resurrezione del sole verso il gigante gassoso. Infatti l'ho affrontato. Non sapesse come trovarlo. Ogni viaggio di Arlo, che dire, potrebbe essere un riflesso oppure veramente del secondo sole, vicino però non distante, abbastanza vicino. No? Infatti mi ho messo un cerchietto apposta per definirlo. Poi ce ne drago, uno strano oggetto non identificato. Lì non ci sono film sugli alieni o altre cose del genere. Un oggetto tipo nel cielo rosso, o potrebbe essere la luna e che è santa, oppure qualcos'altro, il sole che potrebbe già risorgere o tramontare, oppure di Nibiru. Oppure meglio Nemesis, che si avvicina molto meglio, no? Comunque sia, c'è stato un easter egg, cioè delle sorprese, va? In alcuni film di animazione fanno degli easter egg, cioè sorprese nell'uovo di Pasqua, cioè rappresentano alcune cose già in un film uscito o in un film diverso. E si chiama così. Ho raffigurato anche tipo qua centrale, il sole normale è lì, dietro quella colonna, secondo sole. Poi qua parliamo della mia foto di un anno fa, di uno strano secondo sole di un al sole rosso. Poi c'è qua thank you.
Ma qui sono andato al di fuori, giusto? No, qua al di fuori. Qua ci siamo chiesti, io ve l'ho chiesto, ma vi sareste chiesti com'era allora il sistema solare un tempo se ci fosse stato veramente un secondo sole? Beh, io l'ho raffigurato così, più luminoso, e accanto il sole c'è Nemesis, quindi un sole più grande, con i suoi pianeti che gli orbitano. Poi, riguardo ai giganti gassosi, Giove e Saturno sono sempre esistiti, ma un pochino più lontanetti, questa volta. Poi qua ho copiato l'idea, io ho realizzato l'immagine, come posso dire, ho copiato come in questa tavola scritta, cioè del sistema binario. Un sistema binario, cioè due stelle che orbitano attorno. Stella compagna binaria del Sole, quello è il Sole, e lì ci sono gli altri pianeti raffigurati. E così ho raffigurato io, un'immagine un pochino più viva. Se vi chiedesse allora come si chiamerebbero gli altri pianeti, beh, non lo so nemmeno io e non c'è scritto nemmeno là. Ma si sa solo qualche nome di due pianeti, due. Tipo uno si chiama Tique e l'altro Nibiru o pianeta X. Meglio, questi due. Ma Nemesis è un sole. Cioè, una quasi stella, ad oggi raffigurato. Ma un tempo era quasi una gigante rossa. E quindi che si era troppo vecchio e quindi rimpicciolito. E qui siamo più al di fuori. E lì c'è Giove e Saturno, come vi ho rappresentati. Infatti, se ci sono state due stelle, il centro propriamente del sistema solare, o anche meglio sistema binario, era più lucente e la luce arrivava anche alla fascia di Kuiper, che tra l'altro è un po' più scura la zona, giusto? Quindi più luce. Certo, essendoci due stelle fa molto, no? Qua siamo andati al di fuori e qua già si vede il gas della Via Lattea, Milky Way. Giusto, poi ne siamo andati a vedere. Qua. Andando molto fuori. E da lontano questo sistema binario apparirebbe molto lucente. E quindi ipoticamente alcuni esseri extraterrestri potrebbero avere già individuato la Terra con una luce così, se sono abbastanza distanti o meno vicini. Ma queste sono solo ipotesi, perché ci vogliono fonti di prove, capire se qualche razza extraterrestre ci abbia già individuato. Voglio molte prove per confermarlo, no? Questa è la Via Lattea. Quel puntino lì è il sistema binario, quindi era molto visibile. E qua siamo di nuovo ritornati. Qua c'è un breve filmato, giusto? Su che cosa? Riguardo all'allontanamento, meglio che faccio scorrere un po' le immagini. Sì, questo è il sistema solare normale, sì, giusto. Quello è l'arrivo di nuovo di Nemesis e Nibiru. Avevo raffigurato anche la data, tipo 2030, poi qui 2040, una data ipotetica, va?
Capito il mio ragionamento. E quindi che cosa posso dirvi? Poi qui forse nel 2050 che farà molto danno. Questa è solo una simulazione fatta da me, ma accadrebbe veramente se esistesse veramente questo secondo sole. Non che dico che non esista, se si avvicinerebbe. Intendo dire. E quindi si spegnerebbe tutto, la morte, la distruzione. Ho parlato un po' troppo, vero? Beh, comunque, qui c'è una musica riguardo a Nemesis della sua distruzione della fascia di Kuiper e dell'indebolimento del nostro Sole, visto una palla scura diventata. Ascoltiamolo. Beh, abbiamo ascoltato. Questa è la Terra. E questo qua è Nemesis The Sun, The Evil 2011. Ascoltiamo la mia narrazione. Ragazzi, abbiamo visto anche il filmato recente della distruzione di Nemesis che ha distrutto il sistema solare. Ovviamente è una simulazione realizzata da me. Ma se fosse vero, accadrebbe come quel. Beh, questo non è una cosa mia, ragazzi, questo qua, guardate benissimo. Questo circo rotatorio è Nemesis. Nemesis. E quello lì è il Sole. L'abbiamo ascoltato anche in un recente documentario. Infatti io ve l'ho rimostrato, giusto ragazzi? Beh, la domanda è questa. Se è esistito veramente il secondo sole, allora com'era il cielo un tempo? E se c'erano anche molti pianeti anche molto vicini, tipo Nibiru e Tice? Boh, adesso andremo a scoprire. Beh ragazzi, questo qui è il cielo come si vedrebbe. Guardate. Ah, questo è il tramonto, giusto? Ops, la sveglia dell'orologio. Beh, lasciate perdere. Lì c'è scritto Saturno. Nibiru.
A quanto pare anche lui era molto terriero. Etique. Somiglierebbe a un gigante gassoso, ma non lo è. Era tipo come Venere. Non saprei dirlo, forse un pianeta senza niente. Però è diventato di pietra. Poi, durante il giorno d'oggi. Ah, guardate lì, Venere. È Venere, ragazzi. Sembrerebbe molto simile alla nostra Terra, perché un tempo Venere, o gli abitanti di Venere, che io li ho chiamati i veneriani perché ci sta come nome, sa che cosa hanno combinato? E ad oggi il pianeta è ridotto in quel modo e non c'è più niente, nessuna vita sul nostro sistema solare, almeno questo per ora. Ma su Marte continuano le ricerche di qualche traccia di vita, di qualche vita microbica, tipo microbi marziani, va? Anche se non saranno umanoidi, ma microbi. Quello è Mercurio, è stato sempre vicino a Venere, giusto? Certo, perché un tempo si considerava che Mercurio fosse... Però questo qui non è mica vero che io ho raffigurato Mercurio, nemmeno lì negli antichi di questa cosa hanno detto che Mercurio era, hanno detto che era soltanto un pianeta così. Forse non sanno bene tante cose su... Boh, non lo so. Comunque ho figurato io perché è molto simile allo Luna. E anche molti scienziati che hanno detto che è molto simile alla Luna. E potrebbe essere stato un tempo una Luna di Venere. Beh, adesso andiamo a vedere di giorno. Che ci sarebbero due soli, giusto? Qui ragazzi, in questa foto, vediamo tre palle, giusto? Tre palline nel cielo. Quello è Tigue e lì sotto è Nibiru, accanto. Che cosa ho raffigurato qui? Allora, il nostro sole sorgerebbe al solito posto, a est e tramonterebbe a ovest. Ma l'opposto del secondo sole, Nemesis, quando era il sole più grande anche del nostro, sarà stato che sorgerà praticamente da nord e tramonta a sud. Sì, sorge da nord e tramonta a sud il secondo sole. Beh, e guardate il cielo com'era, proprio veramente azzurro. C'è chi lo considera invece azzurro blu il cielo, ma in realtà se è normale il cielo sarebbe un po' qualche blu. Quindi il cielo veramente è blu. Non è tanto azzurro il cielo, ma azzurro lo era veramente quando c'erano i due soli, Nemesis e il sole, perché due stelle molto vicine, specialmente un sistema binario, potevano fare molta luce, no? Adesso andiamo fuori dall'orbita questa volta e vediamo com'era la Terra un tempo. Questo pianeta si chiama Tiamat. Cosa? È la Terra? Beh, in Godzilla del Monsterverse hanno raffigurato una specie di mostro drago, Tiamat. O forse anche oggi esiste anche la città chiamata così. Ma un tempo il pianeta Terra si chiamava così, Tiamat, protettrice, vuol dire. E hanno raffigurato accanto la Luna, tipo la Luna veramente poteva essere veramente blu. E anche più grande. E la raffiguravano se fosse tipo un pianeta. Kingu l'hanno chiamato. Kingu. La Luna. Non è che si chiamava Luna, ma Kingu. Capito? Kingu. Bel nome, giusto? Beh, adesso andiamo a vedere gli altri pianeti rocciosi come erano un tempo. Qua ho raffigurato i tre pianeti.
fatto con gli antichi nomi. Bene, la Terra, Marte. Questa è Tiamat, beh, la Terra. Lì, visto? Lamau, non pensate che io non sappia. Come vi ho già detto prima, i pianeti avevano questi antichi nomi. Questi antichi nomi, Lamau, Mercurio, visto questo... No, scusate, Venere. Lamu, Marte, e Mumu, Mercurio. Qui, vedete questo punto sfocato. Ma, no Marte, Mercurio. Marte è questo, bellissimo, vero? Era un tempo, una terra rigogliosa. Questo è il nostro pianeta Terra, sembra quasi più che oceano, più che terra. E quello è Venere. Ok? Andiamo a vedere gli altri pianeti come erano. E anche che vi presento anche gli altri nuovi nomi. Non nuovi nomi, gli antichi nomi. Perché avevano anche un altro nome, no? Non pensate che siano solo i due questi. Qua sono Ea, Nettuno, Anu Urano, Ashar Saturno e Kishar. Vedete strane somiglianze, vero? Giusto ragazzi. Nettuno potrebbe essere stato un oceano e una terra un tempo, forse. Anu, qualche oceano di verde acqua, quindi un mare azzurro. Saturno, questo qua, poteva essere anche roccioso, chissà. Poi Kishar, Giove, incandescente. Poteva essere un gigante gassoso di fuoco, perché si vede. Sembra il sosia di Nemesis, ma non lo è. Comunque, avete visto i pianeti? Ora andiamo ancora più fuori perché ci sono altre sorprese. Beh, qui il sole, ragazzi. Beh, anche lui ha un nome. Anzu. L'ho scoperto oggi perché cercavo anche di trovare anche se il sole avesse anche un nome, un antico nome. Lo chiamavano Anzu, però continuiamo ancora. La Cettice, il pianeta quello roccioso, più il doppio di Nibiru. Quella è Alfa Centauri, quel piccolo sole, grande quanto Giove. Quindi, ad oggi è un po' più grande di Giove, ma un tempo Proxima Centauri poteva essere una stella giovanissima già nata, no? Può essere. Chissà. Poi qui ragazzi c'è Nibiru. Infatti, ad oggi su Google Maps Sky l'hanno raffigurato che avesse le ali, e se quelle ali ad un tempo erano i suoi anelli ed era più terrestre anziché tipo un po' giallo. E qui ci sono i pianeti del secondo sole. Che sarebbero 8, 10, Nibiru e gli altri sei. E qui c'è lui, Nemesis, il secondo sole, molto gigante, vero ragazzi? Certo, quello è il sole da sopra e questo è Nemesis.
Purtroppo non ho trovato nulla, come lo avrebbero chiamato, il secondo sole. Ma parlavano sempre di Nibiru, forse non hanno voluto svelarci molti segreti, non lo so questo. Comunque, andiamo a espanderci ancora più oltre e vedere altre nuove stelle, insomma. E vediamo com'era un tempo l'universo. No, arriviamo alla Via Lattea. Se no verrebbe un video molto lungo, vero? Ragazzi, eccoci. Che cos'è quella cosa blu? Beh, altre stelle. Com'erano un tempo? Quello è Arcturo. Arcturo. Così l'ho pronunciato giusto? Poteva essere una stella nascente nuova che è nata... No, forse non sarebbe gigante rossa ancora, però lo stava per diventare, infatti è quasi quanto il Sole, quindi è una nuova stella appena nata. E questa è Rigel, o Rigel, come vogliamo chiamarla. Risulterebbe più grande, vero? Ma poteva essere un po' più piccola di dimensioni, le stelle cambiano molto e aumentano di massa con l'andare del tempo. Andiamo a vedere le altre stelle. Espandiamoci ancora molto. E che? No, è lì. Infatti Rigel è molto piccolo come stella. Ci sarebbe questo. Sì, è lui. Certo. E lui, Betelgeuse, una super gigante rossa. Poteva essere anche quasi una gigante rossa, ma qua forse sta iniziando a aumentare, quindi diventando super gigante rossa. Però apparirebbe di un color giallognolo. Infatti, si sta trasformando tipo ora in super gigante rossa. Col tempo le stelle avevano meno anni e anche il Sole possibilmente, giusto? Comunque andiamo avanti. Beh, andiamo ragazzi. Espandiamoci. Ma che cos'è questo gigante? No, non è una stella. Sì, credo di riconoscerla. Questa è la grande nebulosa Occhio di Gatto. Si chiama così perché ha la forma dell'occhio di un gatto, giusto? Beh, andiamo ancora più avanti. Andiamo ancora più in là. No, ma questo che cosa potrebbe essere, ragazzi? La nube di Magellano o la nebulosa di Orione? Boh, non lo so, comunque è bello grosso. Potrebbe essere la nube di Magellano, boh. Sì, è la nebulosa di Helix, ho dato un'occhiata. La nebulosa di Orione dovrebbe essere questa, sì, è questa, l'abbiamo trovata, però deve essere più grande, vabbè, forse sarà la data di un tempo, la raffigura più leggera, non sappiamo. Comunque, continuiamo ad espanderci. E questo cosa sarà? Beh, andiamo e lo scopriamo. Sì! E Omega Centauri, una specie di ammasso stellare forse. Sì, e Omega Centauri. Quello è Omega Centauri, vediamo che cosa troveremo. Una nube. Sì, la riconosco, è la piccola nube di Magellano o anche un pezzo della Via Lattea. Bello visibile, vero?
E allora stiamo arrivando alla Via Lattea. Forse qua siamo già 7 miliardi di anni luce, può essere. Beh, espandiamoci ancora un di più. Qua, infatti, è lei, raga, la Via Lattea. Che cosa sarebbe questo? Beh, forse il buco nero era il doppio un tempo, sicuro. Sarà che erano due il grande buco nero al centro della Via Lattea. Sempre il Sagittario, braccio del Sagittario, braccio del Cancro, si dividono in molti bracci la Via Lattea. E noi facciamo parte del braccio del Sagittario. Nube di Magellano. Wow, più colorita. Certo, raga, siamo ritornati ai tempi di oggi e quindi i pianeti saranno normali. Li andremo a vedere, ma dobbiamo andare molto di più. Questo, sì, ora ricordo, Omega Centauri. E lì la nebulosa di Orione. Sì, è più colorita, ragazzi. Sì, si vede. Certo, si vede. Siamo tornati al tempo giusto. E quella è la nebulosa di Helix. La nebulosa Occhi di Gatto. Guardate che bella. Qua, ragazzi, dobbiamo andare oltre a questa nube. Sì, questa qua, trovata. Betelgeuse. Lì ci sono le altre stelle, Rigel e Arcturo. E lì c'è il Sole. Quindi erano il Sole di... Loro si sono evoluti, ma il Sole un po' qualche annetto indietro. Guardate, si vedono molto meglio, vero? Si vede, Arcturo è una gigante rossa. Beh, e questo qui è il Sole. Guardate dove è Nemesis ad oggi. Sembra Giove, vero? Adesso andremo a vedere molto meglio. Il Sole. Alfa Centauri sarebbe un piccoletto Sole. Nemesis, guardate, bello infuocato. Nibiru con le sue ali. E poi i pianeti. Andiamo a vedere molto meglio. Visto i pianeti normali. Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Venere. E adesso andiamo a vedere i pianeti di oggi, Venere e Marte. Beh, abbiamo visto, questi sono i nostri pianeti di oggi, la Terra, Venere e Marte. Come sarebbero? Beh, adesso guardiamo il nostro pianeta, la Terra. Beh, questo è tutto, vero? È stato un po' faticoso e anche un po' lungo, vero? Beh ragazzi, spero tanto che questo video, ovviamente, di spoiler privacy, no spoiler privacy, scusate ho sbagliato, spoiler sul sapere, il secondo sole esiste veramente, e poi qua che ho parlato la mia rappresentazione da narratore, perché il mio talento anche è qui, voce narrante, doppiaggio è tipo...
una cosa di animazione, tipo gli tolgo la voce e gli do la mia in qualsiasi voce, questa e quest'altro. E questo si chiama doppiaggio. Beh, il doppiaggio e la narrazione è una cosa diversa. Il doppiaggio è che metti in moto il doppiaggio originario di una lingua diversa, oppure che vuoi cambiarla tu e aggiungi una tua voce. Questo si chiama doppiaggio. E invece narrazione, narri quello che stai raccontando. Beh, sulla narrazione riguardo ho parlato riguardo a Nibiru proprio del video recente. Il video recente che parlava il pianeta Nibiru esiste, ma le prove dove sono? Ve lo ricordate, vero? Forse un mese fa questo avevo fatto. E che avevo parlato. Mi sembra, sì, le sette cose avvincenti che definirebbero la sua esistenza. Ho parlato dei due soli, l'esistenza dei due soli, poi numero due, il pianeta 9 o pianeta X, come vogliamo chiamarlo. Terza cosa, cosa potrebbe essere? Aspettate, devo ricordare. Ah, sì, giusto, i nomi. I cinque nomi, o sei, non ricordo con esattezza. Poi, come quarta cosa, la gravitazionale, strane orbite della gravitazione, tipo influenze sui pianeti. Poi numero 5, mi sembra, sì, l'aumento delle meteore, sì, che cadono asteroidi, passano, o cadono troppe meteore, tipo stelle cadenti che ne vengono troppe. Poi, numero 6, lo tsunami. No, 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 i terremoti. Sì, e anche gli tsunami. Stessa cosa. Che vengono provocate, sì, via dicendo di molte cose. Può dare vita a un'onda gigante, un asteroide, un terremoto, una frana. E anche lo scoppio di una bomba nucleare. Tipo un test atomico. Poi numero 7, riscaldamento globale. E poi ho parlato dei segreti in cui nasconde che il Vaticano già sapeva. Ah, poi ho raffigurato i film di animazione su quello che ho messo. Una serie di film, giusto? Poi che cos'altro? Ah, sì, parlavo del secondo sole che io guardavo verso. E poi ho raffigurato di nuovo i film di animazione. Poi ho fatto una specie di simulazione riguardo al pianeta tra X e Nemesis, probabilmente la stella gemella del Sole, e anche malvagio. E poi siamo ritornati di nuovo a spiegare altre nuove cose riguardo com'era l'universo un tempo giovane e anche la Via Lattea. Giusto? E questo è tutto. Posso finire qui il mio argomento che ho argomentato. Che avete visto recentemente. Quindi spero tanto che il video, ovviamente, di spoiler sul sapere, il secondo sole esiste veramente, vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel like. E noi ci vedremo al prossimo video con Dexter, il dodicesimo episodio. Mi sembra lo scatolamento pesce. Beh, è il dodicesimo episodio, comunque. Alla prossima, ci vediamo in un prossimo video, ciao!